vivere, siamo vivi, secondo la mia filosofia, siamo vivi con il corpo e senza il corpo. Un esempio, perché di notte, quando pensate che, siccome la Terra gira, a qualunque ora noi ci fermiamo in qualche parte del mondo, perché c'è centinaia di milioni di persone o un miliardo che dormono, quindi c'è sempre da qualche parte che è mezzanotte, cioè, però mentre è mezzanotte là non è mezzanotte là, cioè c'è il fuso orario, non è che c'è il fuso orario, è la Terra che gira, la Terra gira. E quando questi miliardi di esseri umani chiudono gli occhi, in che dimensione vivono? È reale? C'è chi fa sogni, chi ha incubi, chi fa sogni premonitori. Quindi vive. Quello che viene chiamato sonno, riposo, buonanotte, è vita. La vita notturna, come ho già spiegato diverse volte, non è i night club, le balere, le discoteche o i whisky bar. No, la vita notturna è da quando il sole tramonta a quando il sole sorge. Poi se uno sta sveglio o dorme, siccome la maggior parte delle persone dormono, in quella vita notturna che succede? Non te lo insegna nessuno. La banalità, se proprio trovi qualcuno che vuol sapere di te, è che quando ti svegli ti può chiedere cosa hai sognato. Non come hai vissuto, cosa hai sognato. Io mi ricordo che mia nonna, Iside, si chiamava Iside perché evidentemente il padre nell'Ottocento ha sfidato la Chiesa Cattolica che diceva che bisognava dare solo nomi di santi. Siccome non mi risulta che ci sia Santa Iside, è andato contro, no? Iside diceva che bisogna vivere con filosofia. Nonna Iside, mia nonna, no? Nata nell'Ottocento. Nell'Ottocento. E quando sono nato io, era 1946, lei era del 1806, era già vecchia, no? Diceva bisogna vivere con filosofia, e io gli spiegavo la mia di filosofia, la legge del karma, la reincarnazione, magari non usavo da bambino la parola karma, però spiegavo con parole italiane, no? Tipo adesso se uno mi chiede tu chi sei, sono uno spirito libero. Se a 8 anni qualcuno mi chiedeva tu chi sei, dicevo un libero pensatore, perché allora il libero pensatore era il massimo della libertà mentale, no? E lei vedeva me, mio fratello e mia sorella, e vedeva una stranezza in quello che dicevo, perché io mi sedevo come oggi, senza scarpe, in silenzio. E non dicevo medito, dicevo penso, perché era il linguaggio di allora. Quando c'è stato crescendo, che c'era un dialogo un po' più maturo tra me e mia nonna, io dicevo, nonna Iside, la chiamavo nonna Iside, io so quello che sei tu. La Bibbia, il Vangelo, Gesù Cristo insieme. Tu però non sai quello che so io, quindi io gli buttavo lì delle mie cose. Anche se io l'ho vista, in questo palazzo dove viveva ad Ascoli Piceno, il palazzo davanti alla Fontana dei Cani, che è un monumento storico di Ascoli Piceno, si chiama la Fontana dei Cani, no? L'ho vista parlare con qualcuno che c'era nella stanza che non c'era. Cioè, la vedevo che lei parlava in un dialogo, perché poi lei faceva la pausa, evidentemente qualcuno rispondeva, lei rispondeva.
quindi le parlava con l'invisibile. Il punto sapete qual è? Che quando lei ha lasciato il corpo, è morta, ha detto a mia madre: ascolta Giorgio, ha ragione lui. Ma sta frase, ascolta Giorgio, ha ragione lui, mia madre Vincenzina, che mi voleva bene, l'ha detta 25 anni dopo. Cioè non è che ha passato il messaggio, no? Allora lei diceva, è meglio vivere con filosofia. Io penso che in questo momento in cui sto parlando, marzo 2020, non c'è mai stato un momento migliore, visto che c'è il famoso coronavirus, che non è razzista, perché piace a tutte le razze, non è classista, come dice, prende ricchi e poveri, non ha senso estetico, piglia belli e brutti, non è legato a un'età, piglia tutti, cioè è quasi nella sua pandemia, è equanime. Ah, cioè, è uno sterminatore equanime, no? Poi troveranno il vaccino, così, però a oggi, mentre parlo, solo in Italia già 5.000 morti. 5.000 morti. Magari domani ti danno il bollettino, no? Che non è un bollettino di guerra, perché qua il nemico è invisibile. Perché nessuno ha avuto il coraggio di dire siamo in guerra con l'invisibile. Dicono solo siamo in guerra, punto. Primo ministro francese, siamo in guerra, questione di vita e morte, ma con chi? Con l'invisibile. Allora, io adesso in un'ora e mezz'ora non è che posso spiegare tutta la mia filosofia, però posso fare quella che si chiama pubblicità a più di 500 video, perché se tu stai guardando questo vuol dire che sei su YouTube Giorgio Cerquetti Video, ci sei. Quindi se tu hai la pazienza, il tempo di guardarli, ci sono più di 600 video. Quella è la mia filosofia, 600 video gratuiti. Se poi vuoi dei libri, ci sono 3 libri che io ho scritto con amore e altrettanto amore, 15 euro, 30, 10 euro, 40, non sono più in commercio questi libri, però te li regalo, www.cerquetti.org, qui c'è la storia, non tutta, di questa incarnazione, anche vita precedente, qua, e qui c'è un sistema, forse i libretti piccoli, il potere della mente positiva. Ci sono delle affermazioni, una vita sciolta e naturale, io voglio vivere in modo sciolto e naturale, io lascio scorrere liberamente l'energia vitale in tutte le cellule del mio corpo. Chi mette in pratica questo ha il sistema immunitario alto, poi possono avere virus, cariche batteriche, germi, parassiti, e sai cosa trovano? Una forza superiore, siamo a forza vitale. Ma io fino a prima del coronavirus avevo letto degli articoli su dei giornali, li guardo su internet, in cui c'era scritto che bisogna rivalutare i nonni, perché i nonni sono bravi, perché portano i nipoti a spasso, i nonni fanno un po' i babysitter gratuiti. Oggi c'era scritto, cari nipoti, blindate i vostri nonni in casa, blindate. Cioè, io non ho figli, quindi io non ho figli, non ho nipoti in linea discendente, ma come blindata? Ci mancava che diceva fate fuori i nonni, no? Blindate. Tenete i vecchi in casa, no? Cioè,
Cioè, oggi se muore uno che ha più di 70 anni, beh, ma se lo doveva aspettare, no? Cioè, stanno passando delle filosofie distruttrici che non sono filosofie, sono strategie. Volete sapere qual è la mia filosofia? Ognuno raccoglie quello che ha seminato. Uno, c'eravamo prima della nascita, ci siamo adesso, ci siamo dopo. Io esistevo, io esisto, io continuo a esistere. Ognuno raccoglie quello che ha seminato, quindi sta attento, non capisci cosa stai seminando, studia il raccolto. Quindi questo video, in tempi proprio di coronavirus, il nemico invisibile, che poi potrebbe finire il coronavirus, ma potrebbe arrivare un altro, poi un altro, perché oramai se è vero che c'è la globalizzazione, pandemia vuol dire malattia globale, poi usano queste parole greche, pan, che vuol dire tutto, no? Quindi se si ammala uno, il famoso paziente zero, poi si moltiplica. E gli altri dicono, ma figurati se prende a me, ma no. Ma poi avere detto che prende gli anziani ha fatto sì che molti giovani escono, si ubriacano. Poi ci sono quelli che scrivono gli articoli, mi raccomando, blindate in casa, ho letto io, blindate i vostri nonni. Esiste una persona, se andate a vedere i documenti dello Stato Pontificio Vaticano, che viene chiamato il Papa, che in questo momento è Bergoglio, che si definisce come servo dei servi, che ha detto, ho pregato Dio di fermare il coronavirus. Bisogna vedere tra il momento in cui le ha pregato, la differita, cioè quanto tempo ci mette Dio. Lui che si definisce vicario, rappresentante di Dio, io non sto bestemmiando, sto semplicemente dando dei fatti. E ha detto, mi dispiace per chi muore da solo. Beh, io ho un'altra teoria, che ognuno di noi morirà da solo. Dove solo non è negativo. Noi siamo individui, l'eternità è un viaggio solitario dove cambiamo spesso compagnia, è un lila, si dice, un gioco, un grande gioco cosmico. Mentre nell'antica filosofia indiana si parla di esseri superiori, mai contaminati dall'energia materiale, che anche Krishna Krishna, che è un avatar, la chiama Daivie Shaguna Mai, l'energia divina. Questi avatar vengono, danno degli insegnamenti, poi vanno via. Ma dove vengono? Questo è il bello. Sulla Terra. Ma la Terra dov'è? È un piccolo pianeta alla periferia di una delle tante galassie. È come se venissero in tournée. Ci sono dei cantanti che vanno in tournée, stanno una sera, fanno uno spettacolo, danno un messaggio, intrattenimento. Questi avatar vengono e scendono, loro dicono di era in era, no? Cioè nello spazio-tempo di migliaia o milioni di anni si fanno vivi, presenti. Pensate che quando, secondo la filosofia indiana, la conoscenza del Sanatana Dharma, la conoscenza dei Veda, dei Purana, che sono i libri di storia, quando Krishna viene sul pianeta Terra e dice, gli sciocchi mi deridono, quando scendo nella mia forma umana sul pianeta Terra, gli sciocchi sul pianeta Terra, qua, persino Brahma, il creatore, cioè secondo questa interpretazione antica, che ha avuto origine in India, che però non è un'interpretazione indiana ma è cosmica, c'è un essere simile a noi, chiamato il creatore, che crea tutte le varie forme, nei vari pianeti, nelle varie specie, poi degli esseri sotto di lui, chiamati esseri di luce, Deva,
per cui il sanscrito è la lingua dei Deva, beh, lui sta al centro della galassia, quindi non c'è un buco nero, c'è Brahma Loka, Loka, il pianeta di Brahma. Lui ha una consapevolezza di tutta la galassia, vede questo qui colore bluastro e non riesce lui a capire chi è. Chi è? Si pone la domanda, ma lui chi è? Non capisce che è un avatar, perché gli avatar sono così liberi che possono apparire e hanno tutti i loro poteri, no? Ed entrano in una forma umana. Per quello che Krishna, no? Adesso io lo so che ci sono dei video che mi attaccano su YouTube, ho scoperto che sono fatti da alcuni che si definiscono devoti di Krishna, attaccano me. Ma io potrò dire quello che voglio io su Krishna e chiunque, sì. Quindi se guardate dei video con vari nomi, sono persone che si definiscono devoti di Krishna e mi vedono come uno blasfemo perché parlo di Krishna in modo strano. Beh, ma però ci sono dei testi dove discendo di era in era, non è che dico vengo tutte le sere, di era in era. Dove lì, qual è stata la... perché ce l'hanno con me? Perché io dico che Krishna, avatar, colui che discende consapevolmente nell'energia materiale, dice ad Arjuna, attenzione che poi se vedete alcuni di questi video contro di me sono firmati da uno che si chiama Arjuna, ma no, Arjuna quello vero, vissuto al tempo di Krishna, più di 5.000 anni fa, Krishna dice ad Arjuna, siamo eterni, ma lo dice in un modo bello, dice non ci fu mai un tempo in cui io, te e tutti gli altri, in cui noi non esistevamo e non ci sarà mai un tempo in cui cesseremo di esistere, non ci sarà mai un tempo, cioè la mia vita non ha mai avuto inizio, traduco in italiano, la mia vita non avrà mai fine, ma cambiamo corpo, cambiamo 2 miliardi di cellule al giorno, ma aggiungo, se non cambiamo le brutte abitudini, quelle ci guidano. Le brutte abitudini sono pensare male degli altri, giudicare gli altri, lamentarsi, essere incontentabili. Per questo al tempo del coronavirus è meglio vivere con filosofia. Io sono d'accordo con Marx, non che sono marxista, perché Marx, Karl Marx, dice... i filosofi non devono limitarsi a interpretare il mondo, quello dice quello, devono anche cambiarlo, sono d'accordo, ma come lo cambi, Carlo? Come lo cambieresti? Con le parole e con l'esempio. Allora che cosa dice Marx? Il padrone, il capitalista, il padrone, il possessore dei beni, sfrutta gli altri. Ma come li chiama questi sfruttati? Con una parola, quelli che hanno figli, proletariato. Io quando decisi di non avere figli, era che dicevo io non voglio essere con prole, non voglio essere proletario, non che io voglio essere ricco, non voglio essere ricattato. Perché siccome io ho una visione delle mie incarnazioni precedenti, se avessi avuto un figlio, cosa gli parlavo? Delle mie incarnazioni precedenti? Delle sue? Poi andava a scuola, come andava a finire? Come andava a finire? Vediamo che io in un'età laureato a 25 anni in filosofia, dottore in filosofia, così scrivo libri, ho una moglie e un figlio. Bene, no? Sto qui a sei anni va a scuola, quindi vogliamo fare i conti? 1946, 56, sono 10, 66, 20, gli arriviamo altri 5. In pieni anni 70, mettiamo nel 76, c'ho un figlio che va a scuola
E che cosa fa? Cosa fa il figlio di Giorgio Cerquetti? Dice ai compagni, dice ai professori, al preside o alla preside: mio papà ricorda le sue incarnazioni precedenti. Ma se mi è costata la bocciatura in prima media, a me cosa faccio? Un figlio per farlo bocciare a scuola? Oppure cosa faccio? Un figlio, faccio un modo di dire, cioè ho un figlio a cui gli dico: oye, non dire niente di papà, eh? Cosa va? Va a scuola e dice: uè, ma sai che mio papà la sera, invece di guardare la partita di calcio, racconta le sue vite precedenti sull'Himalaya? Che cosa? Come andava a finire questo ragazzo, questo bambino? Allora niente, io ho detto: figli, niente. No, non faccio il proletario. Sono uno spirito libero. Quindi, se vuoi sapere di più, YouTube Giorgio Cerquetti video, sono più di 500 video. È il sistema migliore, ho fatto anche dei video, ci metto coronavirus apposta, perché molti vanno solo a cercare in questo periodo coronavirus. Rinforza la tua autostima, cioè pensa bene di te. Quando Babaji, lo yogi che vive da secoli mantenendo il Soruba Samadhi, le sue cellule sono senza ansietà, quindi sono alcaline. Babaji disse a Paramahansa Yogananda: vai in Occidente. E che cosa insegni? La self-realization. Di alle persone di realizzare la loro vera identità. È quello che dico io. Anzi, ho aggiunto: trova il coraggio di conoscere te stesso. Riflettiti, medita, scopriti, non giocare a carte coperte. E ho detto anche: meglio una splendida solitudine piuttosto che una miserabile compagnia. Quindi, quando sento il Papa che dice: mi dispiace per chi muore da solo, ma tutti muoiono da soli. Tutti siamo sempre eternamente soli. L'importante è che non siamo isolati. C'è una grande confusione tra la parola solitudine e isolamento. L'isolamento è che vai da chiunque, sia moribondo che non moribondo, a dire: vuoi un bicchiere d'acqua potabile? Vuoi lavarti tutti i giorni? Vuoi un riparo, un rifugio, un tetto, una capanna dove dormire stanotte? È quello. Invece ci sono milioni di esseri. L'errore fatto dal governo italiano: italiani, state tutti a casa, si sono dimenticati che ci sono 50.000 italiani che dormono per strada. 50.000. 50.000 è una città. E quelli lì? Quelli lì? A quelli lì chi ci pensa? In America sono più di 50.000. C'è gente che ha perso tutto, gente che aveva un lavoro, non riusciva a pagare a casa, gliel'hanno portata via, pignorata, no? Io sono per scelta ottimista, sono felice di fare questa esperienza umana sul pianeta Terra e ti invito a vivere questo momento, ma anche dopo, mettiamo che è finito il virus, avanti, a vivere con filosofia. Questa parola greca, anche questa, viene da un greco che molti secoli prima di Cristo andò in Egitto, dove c'era una scuola esoterica, poi da lì andò in India. In India si mostrò molto affettuoso verso la gente, che lo chiamavano padre, Pita. Pita, parola sanscrita, Pita. E poi lo chiamavano anche guru, colui che aiuta gli altri a uscire dal buio e tornare alla loro vera identità, che è la chiara luce, no? Questo è anche il titolo. Incontro con la chiara luce, avrei potuto chiamarlo incontro con te stesso, ma invece chiara luce, tu sei chiara luce. Però per scoprire
che se è chiara luce devi attivare qua, chiamato l'occhio di Shiva. Shiva vuol dire colui che è vivo. Chi è vivo veramente ha tre occhi, due qua e uno qua. Facilmente andando in India, in Oriente, trovate sempre che hanno o il giallo, o il rosso, o l'arancione, o tre strisce, o due strisce. C'è sempre un segnale qua, perché qui c'è un altro occhio, che vede anche al buio, non dorme mai. L'occhio della mente, il terzo occhio. E quindi questo greco viene chiamato Pitaguru, padre maestro. Ma non torna in Grecia, viene in Italia. Italia. Quella parte d'Italia che era chiamata la Grande Grecia, in latino, Magna, grande. E che cosa insegna la reincarnazione, l'alimentazione vegetariana, tant'è che per molti secoli i vegetariani hanno chiamati pitagorici, quelli che seguono il vitto di Pitagora, il vitto pitagorico. E lui raccontava molto le vite. A me l'unica cosa che mi hanno detto di Pitagora quando andavo a scuola erano le tabelline, perché era anche un matematico, un numerologo, era un guru, guru. E lui, quando gli ha detto, ma tu chi sei? Ha detto, io Philos, sono amico. Philos vuol dire amico, amante, colui che, a colui a cui piace una cosa, no? Di che cosa? Di Sofia, che è la conoscenza. Quindi nasce la parola filosofia. Filosofia definisce la persona che ama conoscere, che vuole conoscere, che desidera conoscere, che usa il suo tempo 24 ore su 24 per conoscere. Come l'esploratore esplora, il viaggiatore viaggia, lo spirito incarnato, intelligente, è filosofo, vuole conoscere, vuol fare in modo spirituale, cioè quindi seguendo la sua vera natura, spirituale vuol dire io sono spirito, tu sei spirito, forse te lo sei dimenticato, ti aiuto a ricordare. Sono due tipi di insegnamenti, io so, tu non sai in modo autore, adesso ti insegno. Un altro è, io ricordo, io so, forse è dimenticato, ti aiuto a ricordare. E sai come? Con più di 500 video qui, gratuiti, su YouTube. Questi libri www.cerqueti.org, gratuiti, puoi stamparli, diffonderli. Ieri mi ha scritto un sindaco. Gli ho detto, scarica questi libri, da lì tutti i cittadini, gratis. Cosa c'è dietro questo libro gratuito? Io pensavo di regalare, lasciare un testamento, tutti i miei libri gratuiti dopo la morte. Ma a morte di chi? Cioè, io mangio tutti i giorni, dormo benissimo, respiro 74 giri intorno al sole, salto già in coma tre volte, viaggi continui fuori dal corpo, come vedete rientro pure. Tre libri gratuiti. Perché ho deciso? Perché c'è il coronavirus. Allora quando hanno detto state a casa, che poi questa frase state a casa sembra una bella frase, solo che molti a casa litigano. Ci sono dei numeri verdi, dei numeri, dove le donne telefonano se vengono picchiate dal marito. Da quando hanno detto state a casa, un sacco di mariti hanno picchiato le mogli, solo che non ci sono abbastanza poliziotti, carabinieri per andare là, dico, signora, ma in tempo di coronavirus. Quindi dire alla gente che non è abituata a stare a casa, di stare a casa, non è così semplice.
non c'è la cultura della convivenza. Allora i single hanno paura di stare soli, quelli che litigano hanno paura di litigare, quindi non è che basta che uno si affaccia, no, il capo di Stato dice state a casa. Uno mi ha chiesto a me, ma tu se potessi parlare con Mattarella cosa gli diresti? E direi, presidente, perché non trasforma il Quirinale nel miglior ospedale di Roma? Al Quirinale prima ci viveva il Papa, poi ci viveva il Re, adesso ci vive il Presidente della Repubblica. Mantenere il Quirinale costa più che Buckingham Palace, dove vive la regina, che tra l'altro appena saputo del virus se n'è andata da Londra. Qual è la differenza tra la regina Elisabetta e quella che hanno ghigliottinato, la rivoluzione francese? Che quella là, al limite dell'esaltazione, dicono che Maria Antonietta, adesso, la gente ha fame, pare che abbia risposto dategli le brioche, non so se la frase è vera, però ricorre. Invece questa qui ha detto c'è il virus, è scappata in uno dei suoi castelli. Ma non sono castelli in aria, castelli di sabbia. La regina, la Queen, Elisabetta, c'ha i castelli. C'ha i castelli, vive nei castelli. C'è gente che non ha dove dormire, ci sono delle famiglie reali, come se le altre no. Io mi auguro una cosa. Adesso con i virus non si va a votare perché tu contagi tutto, ma prima o poi finirà. Quando vai a votare, chiedi il programma sanitario del partito a cui vuoi votare, no? Chiedi quanti posti letto, quanti ospedali. Ho letto ultimamente che hanno fatto i tagli alla sanità, ma sapete cosa vuol dire tagli alla sanità? Che non ci sono letti per i malati. Non ci sono le mascherine, non ci sono le sale operatorie, per i malati. Ma chi sono i malati? Io, tu potremmo essere malati. Ci sono soldi per le portaerei, per i cacciabombardieri e non ci sono soldi per le nuove ambulanze. E lì il volontariato, ma perché sull'ambulanza c'è scritto misericordia? Ma non doveva essere scritto dovere, diritto, diritto. C'è il mio amico Marco Ferrini, che saluto, ciao, Hare Krishna, Mazi Avatar, che ho visto un suo video fatto in questi giorni in cui paragona la Bhagavad Gita alla Costituzione italiana, figuriamoci. E dice in modo molto intelligente, caro Mazi Avatar, il suo nome spirituale, dice una cosa bellissima. Ha detto, se uno mette in pratica la Costituzione italiana è karma yoga, perché lo yoga è una scienza, che c'è il tantra, quello che parla anche del sesso, c'è il kriya che parla della respirazione, bhakti come servire gli altri e il karma come creare una società che insegna alle persone che a ogni azione corrisponde una reazione, a ogni causa corrisponde un effetto. Quindi se ti è piaciuto il video fallo sapere, se vuoi regalare 3 libri di a tutti www.cerquetti.org, oppure vai a casa loro, no? Glielo clicchi tu, per molti non sanno cliccare. Se vuoi mi trovi su Facebook, c'ho 2 profili, non me la so sentita il terzo, però c'è un gruppo, puoi aderire, Giorgio Cerquetti ti ama, ti ama. Ti ama perché ha deciso di dedicare la sua incarnazione alla condivisione. Per cui se vuoi fare del bene, abbiamo un orfanotrofio di bambine e abbiamo un lebbrosario in India, www.liberacondivisione.org. Io ti auguro una giornata meravigliosa, una notte meravigliosa, un'eternità meravigliosa e
mi ricordo e ti ricordo che dipende da te.